Gnocchi di patate al pomodoro e pecorino. Gli gnocchi di patate al pomodoro e pecorino sono uno dei piatti più amati ed apprezzati in Italia. Si tratta di una ricetta molto semplice ed economica, perfetta per essere gustata in ogni occasione. Oggi vi proponiamo una versione con pomodoro e pecorino, per un antipasto o un primo piatto leggero ma saporito, perfetto da servire a febbraio. Seguite passo passo la nostra ricetta e otterrete un piatto delizioso e gustoso. Patate, 500 g farina, 150 g pomodoro, 400 g pecorino, 80 g sale fino olio extravergine d'oliva basilico. Lavate le patate, bucatele con una forchetta e cuocetele al vapore per circa 20 minuti. Una volta cotte, fatele raffreddare, sbucciatele e schiacciatele con una forchetta. In una ciotola, mescolatele con la farina, il sale e amalgamate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Formate dei rotolini con le mani e tagliateli a pezzetti, quindi date loro la classica forma a gnocco. In una padella fate scaldare l'olio extravergine d'oliva, aggiungete i pomodori tagliati a pezzetti e fate cuocere a fuoco basso per 15 minuti. Aggiungete i gnocchi in padella e fateli saltare per 10 minuti, quindi spegnete il fuoco. Spolverate con il pecorino grattugiato e mescolate bene, aggiungendo qualche foglia di basilico. Ecco pronti gli gnocchi di patate al pomodoro e pecorino, servite subito ben caldi.